Uomini e donne, Sabrina Ghio, le parole su Ragnolo e sull'Isola dei Famosi. Uomini e donne, Sabrina Ghio dopo la scelta, il pensiero su Ragnolo e la partecipazione all'Isola dei Famosi. Sabrina Ghio dopo Uomini e donne ha scelto di parlare a cuore aperto a tutti i telespettatori che l'hanno seguita. L'ex ballerina di Amici si è, infatti, lasciata andare in un'intervista per Isaiah. Sicuramente il suo percorso non si è concluso nel migliore dei modi e tutti avrebbe voluto vederla lasciare lo studio felice. L'ex tronista non appare pentita della scelta effettuata nel programma di Maria De Filippi, ma sicuramente sperava in un finale ben diverso. Sabrina ammette di non provare rancore nei confronti di Nicolò Ragnolo. Nonostante ciò, secondo la Ghio, l'ex corteggiatore avrebbe potuto evitarsi diverse cose durante le esterne. Sabrina parla anche di Nicolò Fabbri, ma non ha intenzione di rivelare se uno dei due l'ha cercata una volta finito il programma. Le viene chiesto quale sarebbe stata la sua reazione, qualora l'avessero cercata dopo la scelta. Ma anche in questo caso, Sabrina preferisce tenere la risposta per sé. Nel frattempo, sulla Ghio girano importanti voci riguardanti una sua partecipazione della prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Sabrina decide, così, di dare finalmente una risposta su questi rumors. Ero molto emozionata il giorno della scelta, non avevo niente di pronto, non sapevo cosa dire e speravo che tutto andasse bene, ma non è stato così. Sabrina si sarebbe aspettata un finale ben diverso da questo. Non sono rancorosa, però avrebbe potuto evitarsi tante cose in alcune esterne e tante parole poteva evitarle se quello che pensava poi era il contrario. La Ghio sarebbe, dunque, stata illusa dal Ragnolo, il quale poteva subito farle comprendere che non vedeva un futuro con lei. Nonostante ciò, non mi sento di puntargli il dito e non provo rancore nei suoi confronti. Sabrina Ghio dopo Uomini e donne vicina all'Isola dei Famosi. Non mancano le parole anche per Nicolò Fabbri. Credo che per lui era tutto relativo al programma, dopo la scelta credo non ci sia rimasto male e che gli sia passata abbastanza in fretta e quindi non mi sento di aver sbagliato, rivela Sabrina. Infine, quando le viene chiesto se i rumors riguardanti la sua partecipazione all'Isola dei Famosi sono veri, lei risponde, posso solo dire che tutto quello che sentite per adesso è vero, ma c'è un ma. Dunque, Sabrina pare sia pronta a partecipare al noto reality, sebbene ci sia un ma.